inquadrato in questo momento Ramon Diamond Dekker, il tulipano d'acciaio olandese. Soprannomi si sprecano per Ramon. Dalla parte opposta François Pennacchiot. Vi ricordo che il combattimento ha un interesse particolare a Milano, in cui le scuole di savate di box thai sono tradizionalmente opposte in quello stile che li vede entrambi poter competere, che è la kickboxing Japanese style. Li vedete inquadrati completamente. L'arbitro dell'incontro è il signor Didier Le Borgne di Cannes, un abitué dei ring internazionali e in particolare di Kickboxing Mania, cui è presente anche in questa edizione. Primo round. Il combattimento sarà sulla distanza dei 9 round a 2 minuti. Super Prestige Fight. Frontale parte dall'angolo italo-francese. Molto mobile Pennacchio, 1-2 al viso di Dekker. Un low kick impressionante. Non ho veramente parole per... Dalla mia postazione a bordo ring ho sentito perfettamente il low kick in tutti... Un altro low kick! Non vorrei per Pennacchio che il primo round fosse anche l'ultimo. Questi due colpi e il terzo poi arrivato al fegato sono molto potenti. Vedete le tecniche di pugno seguire. Ramon è in guardia falsa. Ma Pennacchio è stato preciso nel colpo, meno potente ma precisissimo. Front kick. Low kick di Dekker. Nuovamente il low kick a vuoto però questa volta. Sono tre low kick. Un calcio frontale al viso, accolto molto bene con il calcio, scusate, laterale, lo chassé della savate. Middle kick al fegato di Dekker su Pennacchio. È una tecnica che gli olandesi, in particolare Dekker, apprezzano particolarmente. Martellare il fegato dell'avversario, anche se il braccio para, si indebolisce il braccio destro, quindi poi il destro non uscirà più con la stessa freschezza e potenza, e a quel punto si è facili preda di delle bordate sia di calcio che di pugno dell'olandese di turno. In questo particolare momento l'olandese di turno è il diamante olandese Ramon Dekker. Di nuovo il low kick. Anche Gibli parava in questo modo, ma la fine di Gibli la ricordiamo tutti. Un KO impressionante, un bel destro di Pennacchio in chiusura. Un primo round per potenza sicuramente appannaggio di Dekker, maggiore precisione di Pennacchio, ma Dekker mi sembra che in questo primo round ha voluto sottolineare la propria leadership anche nella kickboxing, mentre rivediamo alcune fasi nel replay del round. Questo è il low kick impressionante. Vediamo adesso il middle che ha accolto in pieno Pennacchio, anche se è riuscito a parare il colpo. Ripeto, sono tecniche che portate con la tibia, così come le regole della kickboxing, quella vera, quella di stile giapponese, impongono. Vedete il bombardamento di Dekker sull'italo-francese François Pennacchio. E attendiamo la seconda ripresa per vedere come proseguiranno i nostri due campioni. Attimi di ritardo nell'angolo di Pennacchio. Non indietreggiare, metti di sinistro, un bel frontale. Middle kick di Pennacchio. Molto più potente Dekker con i suoi di middle. A ogni colpo di Dekker Pennacchio fa un salto indietro spinto dalla forza di Dekker. C'è una differenza di potenza che mi impressiona, anche se Pennacchio è molto più veloce. E a terra Dekker. Una sorpresa per l'angolo olandese, che con grande difficoltà vede Dekker a terra, ma era un colpo di squilibrio, anche se
Il destro di Pennacchio è arrivato preciso. High kick, diretti, 1-2. Lo ha anticipato benissimo Pennacchio, stupito Decker probabilmente, ma sempre una belva in grado di colpire. Middle, è partito un gran high kick di Decker, mentre Pennacchio lo aveva colpito sotto. Vedete come Pennacchio colpisca e si sposti con una velocità realmente stupefacente. 1-2, buono il middle di Decker. Molto chiuso Pennacchio, sa di non poter sbagliare. Front kick. Middle. I middle kick sono i calci circolari, questo è un low kick, calcio circolare basso. Il sinistro diretto di Decker si è abbattuto sul viso di Pennacchio. Sempre il jab fulminante. 1-2. Cerca la distanza Decker per mettere il middle. Questo era comunque un high kick. Il sinistro sempre preciso e termina di calcio Pennacchio. Gran respirone per riprendere fiato. Un round più equilibrato. Ho sempre visto Decker in avanzamento, sempre più potente. No, ho visto in progressione Pennacchio, sta prendendo pian pianino sicurezza in se stesso, anche se di Decker non ha assolutamente da fidarsi, perché il campione è un vero killer dei ring, e anche se è riuscito a metterlo giù con questo low kick sulla gamba portante che vediamo in questo momento, non è che per questo Pennacchio possa cantare vittoria, anche se la replica di pugno è stata precisa e potente. Sentiamo l'angolo di Pennacchio con Farinacca, gli dice metti il sinistro e il tuo sinistro è super. Sinistro d'arresto, gli dice il suo allenatore. E parte la terza ripresa. Low kick, di nuovo low kick sempre di Pennacchio. Alle corde Pennacchio sfugge bene. Alle corde Decker viene toccato al viso. È già la terza volta che Re Decker è toccato al viso con la gamba di Pennacchio. Ancora low kick, precisissimo. 1-2. Di nuovo il low kick, siamo al quarto low kick qua. Quinto low kick. Fortissimo Decker con il middle. 1-2. La tattica di Pennacchio ormai è chiara, anticipa e colpisce andando via. Tattica pagante fino adesso, ma vedremo. Ecco Decker, un 1-2, una brutta lezione per Pennacchio. Riesce a svicolare dall'angolo in cui l'aveva stretto il campione del mondo Decker. Sinistro, destro, middle kick. Seguono le braccia, uppercut, gancio, sinistro ancora, 1-2, destro, Decker in progressione, Pennacchio riesce a uscire bene il chassé, il calcio laterale al viso. Ancora il low kick. Diretto destro bene al viso, di nuovo un altro diretto destro. Sono stupito, Decker ha incassato già due colpi dopo che era lui ad avere chiuso nell'angolo, come sta facendo in questo momento. Di nuovo Decker piazza tre colpi, ma li riprende, vedete, ha piazzato tre colpi alle corde. Pennacchio dal centro è superiore. Al centro del ring Pennacchio è decisamente superiore in azione, mentre vedo il naso di Decker visibilmente rosso, i colpi iniziano a farsi sentire. Siamo al terzo round e Decker sta sanguinando, non ci posso credere, è un vero e proprio delitto di lesa maestà questa che François Pennacchio questa sera ha voluto commettere sul ring del Palazzo Sardi. Vediamo i segni del combattimento. Sono realmente stupito di come Decker si sia fatto incontrare
con i suoi colpi quando mi sembrava invece che fosse lui ad avere la meglio. Lo vedete in questa fase, Decker era potentissimo, aveva messo nell'angolo Pennacchio. Qui abbiamo, vedete, lo spostamento di Pennacchio ancora sotto fuoco di Decker, e qui abilissimo ha schivato ed è uscito. E a questo punto rivediamo l'azione corpo a corpo, i colpi arrivano, Decker incalza duro, esce Pennacchio sempre chiusissimo senza aver subito sostanzialmente la punizione che invece avevo previsto, e piazzandosi nuovamente al centro del ring, dove ormai si è capito al centro del ring la sua mobilità è maggiore e la scioltezza articolare lo porta a marcare dei punti. Di nuovo un calcio in linea alta, Pennacchio sempre al centro ben sicuro di sé. Low kick basso. Di nuovo al viso, riprende Decker. Jab jab. 1-2 low kick. Questa è la serie preferita di Pennacchio, vedete come ha schivato bene, è andato con l'uppercut in uscita. Di nuovo 1-2-3-4 colpi su Decker. Decker si chiude, ma mi sembra in questo momento che stia cercando il colpo duro. Decker ha rinunciato a bersagliarlo più volte per dare pochi colpi ma molto potenti. È una tattica che potrebbe rivelarsi vincente nel momento in cui la palla nella difesa di Pennacchio potrebbe far passare un colpo definitivo. Ma in questo momento è Pennacchio a piazzare un maggior numero di colpi, e devo dire che anche stanno segnando Decker. Il naso di Decker ha ripreso a sanguinare. Decker potente sul low kick. Di nuovo il low kick di Decker. Di nuovo Decker, vedete, mi sembra che Decker non voglia assolutamente cedere. Non c'è titolo in palio, ma nonostante questo nessuno dei due atleti vuole perdere l'occasione. Decker di confermarsi il migliore e Pennacchio di dimostrare di aver potuto battere un mostro sacro dei ring internazionali. Entrambi consigliano il sinistro-sinistro, ho sentito entrambi gli angoli, links-links gli olandesi, gauche-gauche i francesi, quindi... Un diretto destro, preso molto bene Decker che ha replicato ma ha subito un colpo, e questo round è indubbiamente a vantaggio di Pennacchio, che mi è sembrato nello scambiare il guanto con Decker vi è più sicuro, e in questo momento ho come avuto l'impressione, vedendo sfilare davanti alla mia postazione Pennacchio, come un bagliore di vittoria, un bagliore di maggiore sicurezza rispetto a quel primo timido round in cui Decker ha potuto fare quello che voleva. Pennacchio in questo momento ha forse colto la debolezza di Decker in alcuni punti, o meglio, forse più che la debolezza, difficile parlare di debolezza quando si parla di un campione come Decker, ha colto la propria forza, cioè queste tecniche, vedete, sinistro-destro e poi il low kick, questo uppercut in uscita. Uno spettacolo degno di Kickboxing Mania, giustamente gli organizzatori della Fenasco hanno piazzato questo come incontro clou, un scontro fra due campioni mondiali di diverse discipline che però rendono nella kickboxing stile giapponese rendono il livello di entrambi, e li attendiamo al centro per il quinto round, e siamo ora con questo round, entriamo nel vivo, entriamo nella metà del match, quindi un Decker a terra contratto da Pennacchio è il segno del primo round, con nuovamente le tre tecniche classiche di Pennacchio a bersaglio. Low kick di Decker, e Decker ha le corde, si difende in front kick, si ribalta la situazione. Low kick di Pennacchio, di nuovo Pennacchio in progressione, middle di Pennacchio, 1-2, la testa di Decker va indietro. Decker cerca l'apertura ma prende un 1-2, anche un low kick, replica in low kick, nuovamente in low kick ma blocca
Pennacchio, si chiude Decker temendo la tempesta. E la tempesta, vedete, la sta preparando l'italo-francese. I front kick, i continui colpi che gli fanno marcare dei punti, ma non mancano poi i colpi pesanti, in particolar modo al viso. Decker ha ripreso a sanguinare, ma non molla con i suoi middle kick, gamba arretrata. E ben chiuso Pennacchio, ma sono colpi che anche separati possono creare qualche problema. Questa volta l'ha toccato, questa volta Decker è riuscito a entrare, vedete, lo ha scaravoltato, lo ha ribaltato sul ring. I calci di Pennacchio sono più leggeri rispetto a quelli di Decker, ma sono continui. Decker in avanzamento, di nuovo il middle di Decker, il pubblico del Paralido sottolinea con dei boroboanti olè questi colpi, ma è Pennacchio a toccare. Mi sembra che il pubblico sia in questa fase dalla parte di Decker, anche se lo sentite il tifo è dalla sua parte, ma c'è una parte del pubblico che anch'essa sottolinea i colpi di Pennacchio, meno conosciuto fino ad oggi, ma non vorrei fosse lui a creare la sorpresa, perché in questo momento io sento l'angolo francese indicargli la strada della vittoria, ed è una strada percorribile, perché Decker, pur piazzando colpi più duri, subisce lui i colpi di Pennacchio che arrivano a segno, quindi sostanzialmente abbiamo un leggero vantaggio di Pennacchio. Questo lo dico con una punta di sorpresa, ma il match sta avendo questo svolgimento, quindi lo vedete potentissimo, vedete come partono questi calci. Questa potrebbe essere una cassetta tecnica di apprendimento per la potenza dei colpi, per la tecnica con cui vengono espressi alla maniera olandese, ma dall'altra lo spostamento classico della savate, che in questa disciplina così similare sta dando dei risultati sicuramente molto molto positivi. Siamo al sesto round, veleggiamo verso la fine del combattimento, abbiamo sorpassato il cap della metà, abbiamo uno scambio di middle kick, vedete Pennacchio si sposta nel senso del calcio di Decker in modo da ammortizzare i colpi e nello stesso tempo di colpirlo due volte in low kick. Front kick. Si incrociano le gambe. Vedete come i colpi arrivino potenti, ma è Pennacchio che si sposta. Vediamo se riusciamo a rivedere la scena. Questa volta ha preferito anticipare, mentre lo vedete Pennacchio segue la forza del colpo di Decker in modo da non opporvisi, ma da seguirlo, così non si hanno dei danni rilevanti, ma al contrario si può poi replicare con i pugni, anche se ormai siamo a ben 5 colpi credo in linea media, tutti parati, ma in ogni caso molto pesanti. E questa volta Pennacchio ha atteso il momento e ha piazzato un suo classico, ed è la seconda volta che Decker è a terra in questo combattimento. Loki, non avrei mai creduto di vedere. Terza volta in cui Decker ha piegato le gambe. Sta succedendo qualcosa sul ring questa sera. Sicuramente un combattimento inaspettatamente duro per Decker, che non ha trovato il solito thailandese che gli impone un pressing testa a testa, ma ha davanti un fantasma che tocca, colpisce, va via e poi improvvisamente torna, che non lo colpisce con colpi durissimi, ma che continua a colpirlo però, e marca punti, gli fa sanguinare il naso, incassa i suoi colpi, vedete che il pubblico in questo momento sottolinea, ma forse non capisce quanto tutto ciò faccia parte del gioco di Pennacchio, che lo lascia scaricare, lo colpisce poi sotto, vedete i colpi di Decker sono più potenti, ma sono i colpi di Pennacchio quelli che toccano, quindi un'altra ripresa a favore di François Pennacchio. Gli angoli in questo momento stanno da un lato consigliando, dall'altro invece sanando.
sono due situazioni che sono specchio di questo combattimento. Da un lato si dà il via per la strada che dovrebbe portare alla vittoria, dall'altro si cerca di tamponare il naso che ha iniziato nuovamente a sanguinare e nello stesso tempo si mette la vaselina al viso di Decker per bloccare eventuali tagli o per far scivolare meglio i colpi. E abbiamo visto il fine round con anche Decker a bersaglio questa volta, ma nulla in confronto ai colpi continui e costanti di François Pennacchiot, che ricordo e ripeto sotto contratto in esclusiva per la Fenasco e quindi atleta con un futuro per questa federazione sicuramente radioso, al di là del risultato finale di questo match che, pur volgendo al termine, può essere sempre carico di sorprese per la fama di Decker di grande puncher e kicker, così come ha dimostrato in questo combattimento. Ma vediamolo, Pennacchiot mi sembra quasi sfotterlo con questo calcetto al viso, poco potente ma significativo della confidenza che Pennacchiot ha in questo momento, mentre i suoi colpi adesso sono, iniziano a essere forti. Il pac pac che sento è pari a quello di Decker e questo mi stupisce. Nuovamente un calcio in linea bassa, si incrociano i pugni, cerca Decker il contatto duro, di nuovo al viso Pennacchiot, il pubblico questa volta è dalla sua. 1-2 di Pennacchiot, poi low kick è quello potente, 1-2 forte, low kick di nuovo, sempre la stessa tecnica e sempre pagante. Decker forse ha consumato troppi combattimenti prima di questo, mentre Pennacchiot non combatteva dal 7 di ottobre, dove fra l'altro ha vinto con una semplicità straordinaria, un KO fulminante, per cui ancora freschissimo, mentre Decker è andato in Thailandia, ha combattuto in Australia, insomma ha avuto una carriera più intensa in questo problema, in questo periodo. Forse si è fidato eccessivamente di Pennacchiot, mentre i low kick continuano a innaffiare la gamba avanzata di Decker. 1-2 sinistro di Pennacchiot, gran middle kick di Decker, low kick scusate di Pennacchiot. Bene con l'uppercut al viso, molto preciso all'incrocio e nuovamente una quarta volta a terra. Non mi esprimo. Un destro potentissimo in chiusura di round, un altro round a favore di Pennacchiot. Mi sembra chiaro ormai che Decker debba forzare il blocco, debba chiudere in un angolo Pennacchiot se vuole aggiudicarsi questo match, dovrà chiuderlo in un angolo, piazzargli le sue solite bordate per chiudere il combattimento prima del limite, perché vedete questi colpi sono precisi e adesso iniziano a essere anche molto pesanti, quindi non vorrei che il KO fosse sì nell'aria ma potesse anche essere dalla parte opposta. Questo non lo credo però, perché la capacità di recupero e di incassare di Decker è impressionante, lo vedete a ogni fine di round arriva all'angolo stanchissimo, in realtà dall'altra parte lo attende un Pennacchiot sempre vigile, sempre pronto. Avete visto il calcio laterale colpirlo molto preciso, gli stanno dando la vaselina per far sciogliere, per fare scivolare i colpi sul suo viso, ma mi sembra di vederlo molto segnato Ramon in questo match. Attendiamo la ripresa e siamo all'ottavo round, il penultimo di questo Super Prestige Fight nel limite dei 67 kg. L'uppercut ha colto bene Pennacchiot. Scusate, Decker. Front kick anticipa Decker. Attento Pennacchiot perché Decker mi sembra in attesa del colpo malandrino. Ma è troppo rallentato rispetto a velocissimo Pennacchiot, che prende delle confidenze veramente
inimmaginabili da parte di chi alla vigilia di questo match mi disse: ma il match non ha storia. Invece qui non solo c'è storia, ma potremmo dire che si sta scrivendo una pagina di storia del mondo della kickboxing con questo combattimento di cui la Penasco deve essere orgogliosa di aver organizzato, perché al di là del risultato finale, ripeto, si sta esprimendo una grande kickboxing, un grande spettacolo. E per la sesta volta, questa volta in maniera clamorosa, Decker è stato portato a terra dal low kick di Pennacchio, mentre poi beffardamente gli lancia anche dei calci al viso. Nulla hai detto però, Decker, lo ricordo, è capace di chiudere il match con un solo colpo preciso, potente, sia di middle che di pugno, per non parlare dei low kick di Decker che sono fortissimi e reputati come alcuni fra i più duri del mondo della box thai internazionale. Middle kick potente, Decker sempre insidiosissimo, e termina l'ottavo round, il penultimo anche questo a favore di Pennacchio. Ho sentito Farinacchio, vedete, in questo momento gridare sinistro destro, è l'ultimo round, sei tu che lo devi colpire. Alle sue spalle il medico Dupin, mentre in questo momento un angolo, una visione del drammatico angolo olandese, sanno di dover chiudere il match ora. Kremer gli indica di schivare e di rientrare. Guardate il bellissimo low kick che ha mandato gambe all'aria Decker. Non sono colpi duri, non provocano il KO, ma influenzano in maniera estremamente positiva i giudici nei confronti del combattente che abbia piazzato una tecnica di questo genere. E inoltre, ricordiamolo, demoralizzano moltissimo e tolgono fiato l'avversario che davanti a 10.000 spettatori si vede mettere gambe all'aria con un contraccolpo anche talvolta la calza toracica. Ho visto un KO una volta di un atleta italiano contro un thailandese che, lanciatosi contro, gli è planato sullo stomaco, e siccome il thailandese ha battuto la schiena e allo stesso tempo aveva i polmoni svuotati dal colpo dell'italiano, è andato KO. E questo è un esempio di come una caduta, forse un esempio un po' drammatico, ma una caduta a terra possa segnare l'avvio del combattimento. E noi abbiamo avuto ben 6 volte il campione olandese col ginocchio a terra. Front kick diretto a destro di Pennacchio, high kick di Pennacchio, vuol terminare con il turbo, con la velocità massima, ma Decker mi sembra saldamente in piedi. 1-2, low kick, blocca tutto Decker. Front kick, questo è l'unico colpo che patisce, ne ha presi notevolmente. Una finta di destro e di calcio a destra, poi il diretto a destro che coglie Decker, che replica potente di sinistro con il suo calcio, ma mi sembra chiaro che Pennacchio senta sicuro il match in sua mano, e a meno di un rivolgimento di fronte sempre possibile per KO, è Pennacchio a menare le danze. Blocca per rientrare, blocca nuovamente Pennacchio, nuovamente per la quarta volta in questo round si incrociano i calci. Il sinistro, sinistro nuovamente. Pennacchio è inarrestabile, continua a marcare punti. Credo che a questo punto i colpi facciano anche male, perché ho visto zoppicare un attimo Decker, anche se in questo momento è Decker che attacca. Un 1-2, front kick di Pennacchio, middle kick di Decker. Eccezionale ultimo round, entrambi non vogliono lasciare nulla di intentato, l'uno per mettere KO l'altro. Il diretto di Decker alle corde Pennacchio, all'attacco Pennacchio, il low kick incessante, un sinistro, un destro di Pennacchio. Decker ha faticato, Pennacchio mette alle corde Decker, parte fortissimo Decker con high kick, chiuso Pennacchio, studia la situazione, termina il round, termina un round, un eccezionale combattimento di Japanese kickboxing. Si scatenano le luci di Clay Paki, mentre le telecamere delle nostre emittenti, ricordo Telepiù, Italia 1,
ESPN americana sempre presente ai nostri angoli, vedete l'ultimo round con queste tecniche circolari potenti di Decker, che ha cercato di chiudere il match prima del limite, mentre sul ring salgono le ragazze di RTL, la radio dei mondiali di Kickboxing Mania. Decker al centro, Didier Le Bon, arbitro dell'incontro, una grande festa dello sport questo. Vedo Kaman, Ramon Decker si è avvicinato all'angolo di Rob Kaman, venuto apposta per assistere al combattimento, il circolare al viso. Salgono sul ring per la premiazione i dirigenti della Fenasco, mentre Rinaldo Rinaldi in corona, vincitore all'unanimità. François Pennacchio ha compiuto il miracolo, ha battuto l'incontrastato René Green. In questo momento i due atleti si abbracciano e termina così con un abbraccio corale, un grande momento di sport, un grande avvenimento. La Fenasco ha proposto questo grande match che si conclude così con la vittoria di François Pennacchio, con le ragazze di RTL dietro di lui per segnare e siglare ancora di più un momento